Massimo, bisogna essere onesti e riconoscere che per il Movimento 5 Stelle non stanno lavorando i militanti dei 5 Stelle, che stanno dando, non voglio entrare nelle solite polemiche, ma insomma, pessimi esempi ma di amministrazione e di... Stanno lavorando il PD, stanno lavorando le altre forze politiche, perché tutto quello che va a loro è la protesta contro il sistema politico. Sì, ma poi bisogna dare ricette credibili, però. Questa è stata la consolazione e la giustificazione che si sono dati tanti partiti dicendo che eravamo un fuoco di paglia. Siamo qui dopo 5 anni e siamo ancora la prima forza politica del paese. Quindi magari questi militanti non andrebbero offesi in questo modo, perché in questo paese il movimento è la prima forza politica. Come critica politica. Prego, Barbara. La mia era una considerazione. Dico che per voi lavorano... Chi si comporta male lavora per voi, quindi in questo momento mi sembra che le forze politiche italiane si stiano comportando male e alimentino la protesta, che viene poi ancora veicolata attraverso internet con false notizie, attacchi, tutto quello che benissimo sapete fare ed è un vostro merito. Però andando false invece notizie. Nel concreto, il salario a tutti i giovani, no? Che è un tema che mi riguarda e mi interessa perché a causa del Jobs Act due mie figlie hanno perso il lavoro purtroppo, ma anche per gli 80 euro, perché poi alla fine nelle piccole imprese non sono in grado di pagarli e quindi tornano al vecchio sistema del nero. Allora, dare un salario gratis ai ragazzi italiani a casa mi sembra una follia. Ecco, quali sono le proposte? Servizio civile garantito, qualcosa che li metta a lavorare. Come si fa a mettere a lavorare? Credo che in ogni casa ci siano ragazzi precari che hanno bisogno di lavorare. Io la ringrazio per la domanda, perché sono d'accordo sul fatto che gli attuali strumenti di sostegno al reddito che ha appena licenziato il governo Gentiloni fanno proprio quello che dice lei, danno soldi alle persone per non fare nulla. Io invece voglio fare una cosa, ristrutturare i centri per l'impiego in modo tale che quando un giovane cerca lavoro e va ad un centro per l'impiego c'è una banca dati che incrocia la domanda e l'offerta, gli dà un voucher formazione e gli dice vatti a formare in quell'azienda perché stanno cercando questa figura professionale. Lo vogliamo fare con uno strumento che si chiama reddito di cittadinanza, che non permette a nessuno di starsene sul divano a prendere soldi, perché sennò perde il reddito di cittadinanza.